È la vecchia via, dei portici bassi, larghi, asimmetrici. Sono le ombre oscure della ragnatela che un lampione alla centilena spande. Obliqua. La piazza deserta. Piazze antiche d'Italia. Vuote. Nascoste monumentali, minute di paesane, immensi spazi barocchi, è la casa lunare di Amana, nel giardino lustreggiante, o ancora un portico, un alto muro che svettano cipressi. E case in demolizione, mura secolari, sfuggenti nubi, su le urne dalle altre volti classici che sembrano guardarti, appaiono corpi, si delineano figure visionarie, giganti. È un già. Immagini che si smonta e si ricrea perpetuamente, si ricrea perpetuamente dove si animava la scena di metamorfosi, lente, stupefacente. Susseguendosi le sette immagini come altrettanti momenti surreali, quando lo spazio scenico, sembrando escludere ogni umana parvenza, rende palpabile una metafisica regione, incomincia a tradursi nel ritmo dei suoni lo spessore dionisiaco di una vita d'artista nell'abolino.
Pirineo, specchio riflettente del quadrato teatrale. Thank you.
prima una, poi altre due, quindi ancora una ed un'altra. Le cinque donne dell'ispirazione compaiono dallo scenario. Il concerto di danza in scena prende corpo letteralmente nelle combinazioni coreografiche obbligate da un crescendo illimite. Non il canto del gallo fugherà strepitose bellezze. Nel solare irradiarsi d'apoteosi, vedi come si fa popolaresca ogni figura. Repente una minaccia, un grottesco. E ancora, fra le mura, scompaiono danzatrici, persone. Riprende scena dopo scena quel dipinto vivo dove nascono gli ultimi suoni del da capo. Da capo. Da capo. Da capo.